amici sportivi del CSI, il più cordiale saluto vi giunge dall'impianto di Santa Lucia di Roseto, dove tra pochi istanti le formazioni Bruno Vannucci Mojito e Viro Carni si affronteranno per la settima giornata di andata del campionato di calcio open maschile organizzato dal CSI di Teramo, gara valida per il girone B. Andiamo velocemente a leggere le formazioni dell'incontro. Il Bruno Vannucci Mojito, formazione di casa, si schiera con il numero 1 Sacchetti, 74 Bosica, 19 Costantini, 52 D'Agostino, 3 di Ascentis, 44 del Papa, 72 di Basilico, 50 di Giacinto, 40 17 Sortino, 7 Vannucci. In panchina troviamo con il numero 45 Camilletti, 6 D'Agostino, 11 Matani, 4 Prosperi, 14 Sortino, 9 Fossemò, 0 De Eugenio, 00 Di Domenico, 000 Cola. Da quest'altra parte risponde il Viro Carni con il numero 1 De Sanctis, 4 Gislao, 6 Falgiatore, 9 Sposetti, 32 Di Vittorio, 10 Caponi, 11 Fani, 16 Di Battista, 21 Borghese, 22 Lemeti, 20 De Ascentis. In panchina con il numero 12 D'Emilio, 13 Collevecchio, 26 Di Marco, 25 Falà, 8 Di Persio, 55 Granero, 30 Cerasi, 15 Pelusi. Arbitro della gara il signor Valerio Vallarola. Primo possesso dell'incontro che sarà gestito dal Bruno Vannucci Mojito, che giocherà dalla destra verso la sinistra rispetto al vostro punto di osservazione, in casacca gialla con risvolti blu, pantaloncini e calzettoni blu. Risponde invece il Viro Carni con una casacca rossa, pantaloncini blu e calzettoni rossi. Partita che è cominciata da un minuto. Ricordiamo, si affrontano due squadre inserite nel girone B. Viro Carni e Bruno Vannucci Mojito si trovano in una posizione di media classifica. La squadra di casa del Bruno Vannucci Mojito si trova al settimo posto con 7 punti finora raccolti, frutto di 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Per quanto riguarda invece il Viro Carni, ha raccolto un punto in meno fino a questo momento, nona posizione con 6 punti, frutto di 2 vittorie e 4 sconfitte. Da segnalare però che entrambe le formazioni sono reduci da un periodo un po' negativo. Il Bruno Vannucci Mojito ha raccolto un solo punto nelle ultime 3 gare. Nell'ultimo match ha perso in maniera molto netta 3-0 contro la Stella Azzurra di Nereto. Per quanto riguarda invece la Viro Carni, è reduce da ben 4 KO di fila, l'ultimo maturato 3-1 contro il Gunners. Gestisce questo pallone il Bruno Vannucci Mojito, che prova a distendersi, anticipato 40, la difesa del Viro Carni alza un campanile, prova a mettere poi ordine, attenzione con questo servizio in profondità per l'attaccante del Viro Carni, che non riesce a superare il diretto avversario. Si trattava del numero 9 Sposetti, che si è fatto chiudere l'uscita del portiere, che poi ha bloccato l'intenzione dell'attaccante Sposetti. Sposetti che poi è riuscito a ritornare sul pallone, un batti e ribatti all'altezza delle tre quarti, ancora Sposetti, si fa chiudere da De Ascentis che va al rilancio, si distende il Bruno Vannucci Mojito, subito fermata però la squadra di casa. 40 adesso sulla tre quarti, un po' di disordine in questo avvio di gara, qualche errore di troppo in fase di impostazione su entrambi i fronti. Ricordiamo, è molto alta la posta in palio, anche perché si affrontano due formazioni reduci da un periodo negativo. I tre punti in palio sono anche importanti in ottica futura, visto che potrebbero dare il là alla formazione vincente verso un avvicinamento alla zona playoff in questa gara valida, ricordiamo, per la settima di andata. C'è ancora tanto tempo, tante gare da giocare. I tre punti però sono comunque importanti. Calcio di punizione intanto per il Viro Carni, punizione sulla tre quarti in posizione abbastanza interessante, in zona centrale. Sul punto di battuta c'è il numero 11 ospite Fani,
Vedremo se si incaricherà proprio lui della battuta di questa punizione. Tre uomini in barriera per il Bruno Vannucci Mojito. Posiziona la barriera a distanza regolamentare il signor Valerio Vallarola. Arriva il fischio dell'arbitro, il tiro di Fanì rimpallata, la sua conclusione dalla barriera. C'è poi un lancio lungo, non riesce a prolungare di testa l'attaccante del Viro Carnia. Branca in presa sicura Aurelio Sacchetti, che va al rinvio. La palla arriva sulla tre quarti, c'è la difesa del Viro Carni che fa buona guardia, riparte la squadra ospite, c'è fallo su Sposetti, calcio di punizione sulla tre quarti. Dicevamo, settima giornata del campionato di calcio nel girone B, questo il quadro completo degli incontri: USAC Corropoli, Stella Azzurra Nereto, Gunners Torre San Rocco, Leoni Santomero, Atletico Poggio Morello, Planet Caffè Giulianova, Amatori Antimo Felicioni, Brimar Roseto, Real Montone, Miller Volta Arrosto e Mappet New Team Villafiore. C'è quindi il big match tra la capolista a punteggio pieno e l'inseguitrice New Team Villafiore. Da sottolineare che la gara Gunners Torre San Rocco, Leoni Santomero non si disputerà a causa di un grave lutto che ha colpito il presidente del Gunners, che ha perso il papà proprio in settimana. A lui vanno le condoglianze da parte di tutto il CSI di Teramo. Rimessa laterale, intanto torniamo in cronaca, rimessa per il Bruno Vannucci Mojito, che si fa vedere così in attacco. Servizio in profondità sulla tre quarti, prova a difendere il pallone l'esterno del Vannucci Costantini, si trascina però la sfera direttamente in fallo di fondo. Ci sarà quindi calcio di rinvio per il Viro Carni. Non è accaduto molto qui sull'impianto di Santa Lucia di Roseto in questi primi sei minuti di gioco. 0-0 il punteggio. Attacca il Bruno Vannucci sulla tre quarti, 40, appoggia all'indietro per il numero 52 d'Agostino, viene chiuso dall'avversario che prova a far ripartire poi Di Vittorio, anticipato pallone che adesso ballonzola sulla tre quarti, finisce in fallo laterale, l'ultimo tocco di un giocatore del Viro Carni, rimessa affidata alle mani di D'Agostino. Riceve sulla tre quarti, 40, non ne riesce a controllare, riparte il Viro Carni. C'è però anche un fallo fischiato dall'arbitro Valerio Vallarola, calcio di punizione quindi per il Bruno Vannucci Mojito. Sulla fascia di sinistra c'è il cross di D'Agostino all'interno dell'area, allontana la difesa della Viro, cade poi a terra Sposetti, non c'è fallo, l'arbitro lascia continuare. Pallone che sfila in fallo laterale, l'ultimo tocco è stato operato da Di Battista, rimessa quindi per i padroni di casa che ricordiamo giocano in casacca gialla. Vannucci Mojito che continua a spingere, c'è fallo adesso, calcio di punizione, il pallone viene rimpallato da un giocatore della Viro Carni che resta peraltro contuso a terra, colpito alla testa, pallone che è scivolato in fallo laterale, nessun problema per il giocatore della squadra ospite che si rialza proprio in questo momento. Rimessa in gioco per il Bruno Vannucci Mojito. Quanto siamo giunti all'ottavo minuto di gioco, 0-0 il punteggio. Con le mani va il numero 3 Ivano De Ascentis, anzi ci sarà calcio di punizione, bisogna quindi ripetere la battuta di questa punizione. De Ascentis, due uomini in barriera per la Viro Carni. Gioco che è ancora fermo. Si tarda a battere questo calcio di punizione in favore del Bruno Vannucci Mojito.
scocca intanto proprio in questo istante il decimo minuto di gioco, 0-0. Arriva il fischio dell'arbitro, si torna quindi a giocare, calcio di punizione, esce e abbranca in presa sicura De Santis, ha già allargato per il compagno Viro, che quindi spinge sull'acceleratore nel tentativo di ripartire e di colpire in contropiede. Attenzione, c'è questo lancio a cercare il numero 11 Fani, esce però Sacchetti, anticipa l'avversario. D'Agostino in profondità, 40, tocco per il numero 50 di Giacinto, anticipato in fallo laterale da Gislao, rimessa per il Bruno Vannucci Moito sull'out di sinistra, attacca molto sulla sinistra il Bruno Vannucci Moito, che fino a questo momento ci sembra essersi schierato con un 4-4-2 piuttosto classico. Cross al centro, attenzione di D'Agostino, allontana la difesa della Viro Carni, completa poi il disimpegno il numero 32 di Vittorio, che va a guadagnare un calcio di punizione, punizione battuta da Falgiatore, allarga sulla sinistra per il compagno di reparto, lancio lungo in profondità a cercare Sposetti, anticipato di testa, riparte il Bruno Vannucci Moito, perde però subito palla la squadra di casa, non ha controllato 40, pallone che poi è terminato in fallo laterale sull'ultimo tocco operato dal giocatore De Ascentis Roberto. Ci sono due De Ascentis in campo, Ivano De Ascentis tra le fila del Bruno Vannucci Moito e Roberto De Ascentis tra le fila del Viro Carni. L'ultimo tocco in precedenza era stato operato da Roberto De Ascentis, numero 20 della Viro Carni, che adesso usufruisce di questa rimessa laterale. Anticipato l'attaccante della squadra ospite, riparte il Bruno Vannucci Moito, c'è questo servizio in profondità a cercare il capitano di Giacinto, che viene però probabilmente pescato in fuorigioco, anzi no, l'arbitro aveva lasciato proseguire di Giacinto, che non è arrivato sul pallone. Intanto imposta adesso Roberto De Ascentis, c'è fallo sulle meti, calcio di punizione per la Viro Carni. Sul punto di battuta c'è Falgiatore, che apre sulla destra a cercare Borghese, lancio lungo, troppo, non riesce ad arrivare sulla sfera Caponi, non ha problemi Sacchetti ad intervenire, ha già rilanciato lungo, il pallone sfila, non riesce ad arrivare di Giacinto, anticipa tutti De Santis, che va al rilancio con i piedi, la palla giunge tra il dalle parti del numero 9 Sposetti, che va però a commettere fallo nel tentativo di impossessarsi della sfera vagante. Calcio di punizione quindi per il Vannucci Moito, gara che fino a questo momento è stata poco emozionante, non ci sono stati praticamente tiri in porta né da un fronte né dall'altro, 12 minuti che sono andati via senza particolari cenni di cronaca, 0-0 fino a questo momento sostanzialmente giusto. Rimessa per il Viro Carni, anzi c'è calcio di punizione per un fallo fischiato ai danni di Sposetti, punizione quindi per gli ospiti. Falgiatore va a lungo, il lancio all'interno dell'area, attenzione, la palla arriva a Caponi, che prova a dribblare il diretto avversario, a concludere immediatamente, la sua conclusione alta sopra la traversa, anzi si trattava del numero 32 di Vittorio, ci ha provato di Vittorio, la sua botta però si è persa altissima sopra la traversa della porta di Sacchetti. Va al rinvio adesso D'Agostino, lancio lungo il suo, allontana un giocatore della Viro Carni, da quest'altra parte sparacchia lungo De Ascentis Ivano, c'è un fallo poi fischiato da parte dell'arbitro, calcio di punizione quindi per la Viro Carni.
gara fino a questo momento abbastanza spezzettata. Ci sono tanti lanci sia da una parte che dall'altra, tanti falli. Non c'è stato grande spettacolo fino a questo momento. Calcio di punizione per la Viro Carni. Il pallone giunge in aria. Attenzione, c'è il colpo di testa pericoloso. Sposetti con questo colpo di testa che ha fatto la barba al palo della porta di Sacchetti. Primo pericolo dell'incontro costruito dal team ospite della Viro Carni con questo colpo di testa sotto misura di Sposetti. Pericoloso. La palla ha fatto la barba al palo ed è terminata sul fondo. Vicino al gol del vantaggio il Viro Carni. Quando siamo giunti al minuto numero 15 della prima frazione, 0-0 il punteggio, ma Viro Carni che proprio pochi istanti fa è andata vicino al gol del vantaggio. Punizione adesso proprio per il Viro. Lancio lungo, anticipa tutti il difensore del Bruno Vannucci Mojito. Torna però sulla palla il numero 20 di Ascentis, che poi tocca per il compagno. C'è un fallo sugli sviluppi dell'azione fischiato dall'arbitro Valerio Vallarola. Irregolarità commessa ai danni del numero 10 Caponi. Calcio di punizione quindi per la squadra ospite. Siamo proprio al limite dell'area, sul punto di battuta c'è il numero 32 di Vittorio. Si fa vedere anche Falgiatore. Si allontana invece Lemeti, sarà probabilmente proprio Di Vittorio il giocatore incaricato alla battuta di questa punizione. Sistema con cura la palla, posizione centrale quasi al limite dei 18 metri, posizione sicuramente pericolosa. Di Vittorio sul punto di battuta, quattro uomini in barriera per la Vannucci, c'è il tiro e il gol. Gol di Di Vittorio, sblocca quindi il punteggio il Viro Carni. Dopo aver sfiorato il vantaggio trova il gol dell'1-0 con questa bella punizione di Di Vittorio. Quando siamo giunti al minuto numero 16 cambia quindi il punteggio qui sul terreno in terra battuta dell'impianto di Santa Lucia. 1-0 il nuovo parziale in favore del team ospite del Viro Carni sul Bruno Vannucci Mojito. Il gol al 16esimo direttamente su punizione realizzato da Di Vittorio. 0-1. Vedremo adesso quale sarà la reazione del Bruno Vannucci Mojito. Bruno Vannucci che fino a questo momento non è riuscito a creare grossi pericoli dalle parti del portiere De Sanctis. Molto più pericolosa invece la Viro Carni, che oltre ad aver sfiorato il gol del vantaggio con Sposetti ha trovato anche il gol proprio alcuni istanti fa dell'1-0 con Di Vittorio. Attacca ancora la Viro Carni, lancio lungo sulla tre quarti proprio Di Vittorio, va a questo cross al centro, alza un campanile, allontana la difesa del Vannucci Mojito. Ancora un campanile alzato sulla tre quarti, controlla male Lemeti, la palla resta lì, allontana poi la difesa del Viro Carni. Batti e ribatti sulla tre quarti, partita di certo non spettacolare fino a questo momento. Ha fatto qualcosa in più sicuramente la Viro Carni, che continua ad attaccare, anticipato Fani, la palla giunge sulla tre quarti, allontana Falgiatore. Si impegna il giocatore ospite per mantenere il possesso del pallone sul campo. Attenzione Viro Carni che adesso si distende, Sposetti sulla tre quarti, tocca all'indietro per De Ascentis, ancora Sposetti, cambio di gioco a cercare Fani sull'out di destra, c'è il cross basso al centro, attenzione, allontana la difesa del Bruno Vannucci Mojito. Resta comunque in attacco la Viro Carni, pallone che scivola in fallo laterale, rimessa quindi per gli ospiti che ricordiamo conducono 1-0 al minuto numero 18. Il gol realizzato da Di Vittorio direttamente su calcio di punizione. Prova a rispondere adesso il Bruno Vannucci Mojito sull'out di sinistra,
c'è il tocco di De Ascentis per il numero 72 di Basilico, viene chiuso da due uomini e anticipato, il pallone poi termina in fallo laterale, rimessa per la squadra di casa, va con le mani D'Agostino. D'Agostino per il numero 3 De Ascentis, che si impegna per controllare questo pallone, tocca all'indietro per D'Agostino, cross al centro, la palla sfila, arriva dalle parti del numero 7 Danilo Vannucci, che prova la girata, pallone però impreciso, termina in fallo laterale, l'ultimo tocco di un difensore proprio della Virocarni, rimessa per il Bruno Vannucci, va con le mani, attenzione, con le mani la squadra di casa, il pallone è giunto dalle parti del numero 72 di Basilico, ci sembra suo il colpo di testa di Basilico, che però non è riuscito a colpire con decisione il pallone, è stato bravo e fortunato il portiere De Sanctis a ritrovarselo tra le mani, pericolo comunque creato adesso dal Bruno Vannucci Mojito, quando siamo giunti al 20° di questo primo tempo, siamo giunti praticamente a metà della prima frazione, 1-0 il punteggio in favore della Virocarni sul Bruno Vannucci Mojito, il gol 4 minuti fa è stato realizzato direttamente su punizione da Di Vittorio, si distende ancora il Virocarni, attenzione, c'è questo tiro di Caponi debole, Sacchetti può controllare in due tempi, ancora però un pericolo creato dal Virocarni, la difesa del Bruno Vannucci non è di certo attenta in questo avvio di gara, non è stata molto attenta. Da quest'altra parte Vannucci che va al tiro, attenzione, ancora una volta con il numero 72 di Basilico, la palla sfiora il palo e finisce sul fondo, gara che sta decollando proprio in questi istanti, tiro di Basilico che ha sfiorato il palo ed è terminato sul fondo, angolo per il Bruno Vannucci Mojito, in precedenza invece per la Virocarni si era fatto vedere Caponi, parata in due tempi da Sacchetti, la sua conclusione, angolo intanto per il Bruno Vannucci Mojito, 21° in corso, gara che pian piano sta diventando sempre più interessante, l'angolo battuto, colpo di testa, nessun pericolo per la porta della Virocarni, difesa da De Sanctis, pallone che scivola docilmente in fallo laterale. Rimessa in gioco per la squadra in casacca rossa ospite, Di Vittorio anticipato, ancora Di Vittorio non riesce a controllare questa sfera, pallone che termina in fallo laterale con le mani D'Agostino, appoggia per il numero 74 Bosica, il suo tocco dentro per Di Giacinto che prova subito la girata di prima intenzione, la palla non inquadra lo specchio di porta, buona la conclusione, un pochino meno l'esecuzione del capitano del Bruno Vannucci Mojito Di Giacinto, la palla si è persa alta sopra la traversa, rinvio di De Sanctis, pallone che giunge sulla tre quarti, falgiatore alza questo campanile, la sfera arriva dalle parti di Fani che prolunga di testa, ma c'è anche il fischio dell'arbitro, calcio di punizione per la squadra ospite del Virocarni, ricordiamo Viro che conduce 1-0, il gol al 16° di Sposetti direttamente su punizione, lancio lungo a cercare Caponi anticipato dall'avversario che poi è l'ultimo a toccare, mette il pallone direttamente in fallo laterale, rimessa per il Viro che continua così a spingere, chiude il difensore del Bruno Vannucci Mojito, rinvia, la palla però arriva dalle parti di Borghese che va al cross basso allontanato, completa poi il disimpegno De Ascentis che in mezzo a due lavora un buon pallone, perde però poi la sfera sul ritorno del numero 20 De Ascentis che molto caparbiamente va a guadagnare un calcio di punizione in zona offensiva, resta così in attacco la Virocarni, Viro che conduce 1-0 il punteggio, gara che dopo un avvio così così sta decollando proprio in questi ultimi minuti, sta offrendo diverse occasioni da rete sia da una parte che dall'altra.
pericolosa sicuramente la squadra ospite del Viro Carni, ma anche il Bruno Manucci Moito si è fatto vedere in attacco. Calcio di punizione per la Viro, battuta, rimpallata di da Lemeti, ancora Lemeti che prova a lavorare questo pallone, viene chiuso, riparte il Bruno Manucci Moito, anticipato 40, viene alzato un campanile che termina direttamente in fallo laterale. Rimessa per il Bruno Vannucci Moito. Ricordiamo Bruno Vannucci Moito che sta attraversando un periodo non molto positivo, almeno a vedere il rendimento in campionato. Un solo punto nelle ultime tre gare, ci sono dei numeri poco confortanti anche sotto il profilo realizzativo. 8 gol fatti, 12 gol subiti, quasi 2 gol subiti a gara. Qualcosa in termini leggermente migliori ha fatto la Viro Carni in difesa, 9 gol subiti, ma un rendimento offensivo di certo poco confortante, con appena 6 gol fatti, sono diventati 7 con la marcatura direttamente sul calcio di punizione di Di Vittorio, realizzata al 16° del primo tempo. Si distende adesso il Bruno Vannucci Moito, chiuso in fallo laterale il numero 19 Costantini. Proprio Costantini è andato alla battuta, ha toccato per Di Giacinto, si è fatto chiudere la sfera da Lemeti. Lemeti va al rinvio, rimpallato, la palla resta lì, si lotta su questo pallone vagante per non saper né leggere né scrivere. Gislao sparacchia la sfera in fallo laterale, è riuscito però a far rimpallare il pallone sul corpo dell'avversario, quindi la rimessa sarà in favore della Viro Carni. Non controlla, o meglio controlla male, il numero 11 Fani. Riconquista subito palla il Bruno Vannucci Moito, non controlla però D'Agostino, riparte la squadra ospite. Di Vittorio subisce fallo, calcio di punizione quindi per il Viro. Viro Carni che ricordiamo conduce 1-0. Il gol realizzato al 16° da Di Vittorio con un calcio di punizione dal limite che si è insaccato alle spalle del portiere Sacchetti. Proprio Sacchetti va a subire questo fallo in uscita, punizione in favore dei gialli di casa. D'Agostino si fa vedere, il mediano che poi allarga per il numero 3 De Ascentis. Adesso lavora questo buon pallone la squadra di casa con Bosica, e sul rilancio la sfera termina in fallo laterale. Rimessa per il Bruno Vannucci Moito quando siamo giunti al 27° minuto di gioco in questo primo tempo. 0-1 il punteggio in favore della Viro Carni. Ancora una rimessa laterale, il pallone che è terminato fuori dall'impianto di gioco che ricordiamo è quello in terra battuta di Santa Lucia di Roseto. Rimessa per la squadra di casa che continua così a spingere nel tentativo di rimettere il punteggio in parità. Cross al centro, allontana però Falgiatore, il pallone era terminato anche in fallo laterale. C'è intanto il time out chiamato dalla squadra ospite, gioco che quindi viene sospeso per un paio di minuti. La panchina del Viro Carni vuole invitare i propri giocatori a non mollare, a mantenere il vantaggio e se possibile anche a rimpinguarlo. Il Bruno Vannucci Moito invece deve inseguire il punteggio. Gol al 16° di Vittorio direttamente su calcio di punizione. Gara che ha avuto un avvio piuttosto lento con poche occasioni da rete sia da una parte che dall'altra, questo nei primi minuti. Dopo, con il passare del tempo, le occasioni sono fioccate sia da una parte che dall'altra. Vantaggio sostanzialmente meritato quello del
Viro Carni che, oltre al gol segnato da Di Vittorio, ha costruito almeno due grosse occasioni da rete. Bruno Vannucci Moito invece che ha impegnato il portiere ospite De Santis in una sola circostanza con una botta da lontano di Basilico, che ha fatto la barba al palo della porta ospite. Si torna in campo. I giocatori tornano in campo dopo aver ricevuto i consigli delle rispettive panchine. Si torna così a giocare. 29esimo minuto in corso, gara che però terminerà al 42esimo, anche alla luce del time out che è stato appena chiamato dal Viro Carni, che va alla rimessa laterale. Adesso riceve il numero 20 che appoggia al compagno. C'è poi questo lancio lungo di Fani, viene chiuso il suo tentativo. Riparte il Bruno Vannucci Moito, che si distende, o almeno prova a distendersi, sulla tre quarti. Bosica, tocco per Di Basilico che va al servizio in profondità, viene chiuso, la palla scivola direttamente in fallo laterale sul rilancio operato dalla difesa della Viro Carni. Rimessa quindi per il Bruno Vannucci Moito. Bruno Vannucci che prova a impostare, perde però palla del Papa. Ripartono gli ospiti. Tanti errori in questo frangente di gioco, sia da una parte che dall'altra. C'è adesso la chiusura di Falgiatore. La sfera arriva, attenzione, al numero 3 De Ascentis, che va al cross basso, allontanato il suo servizio, con difficoltà dalla difesa della squadra ospite del Viro Carni. Viro Carni che prova a ripartire, il tocco a cercare Caponi, però è impreciso, termina direttamente sul fondo in fallo laterale. Ha rischiato nell'azione precedente la difesa del Viro Carni sul tocco smarcante di De Ascentis, che aveva provato a trovare un compagno meglio posizionato dinanzi alla porta difesa da De Santis. Adesso imposta ancora il Bruno Vannucci Moito, c'è la chiusura di Sposetti, probabilmente in fallo laterale sul tocco in profondità di Vannucci. Proprio Vannucci è andato alla rimessa di questo pallone, perde palla 40, riparte Fani sulla tre quarti, allarga per il compagno, lancio lungo, pallone che giunge dalle parti di Vittorio, che non riesce a correggere verso la porta di Sacchetti. Ancora a pericolo per la porta del Bruno Vannucci Moito, ancora Di Vittorio, si è ritrovato solo davanti al portiere, non è riuscito però a toccare con la punta del piede. Vicino al gol del raddoppio il team ospite, che adesso deve difendersi su questo attacco di Basilico, che va però a commettere fallo sull'avversario. Si spiegano i due giocatori, nessun problema naturalmente tra di loro, un semplice scontro di gioco, nulla di grave. Punizione già battuta, 40, perde palla sulla tre quarti Caponi. La sfera poi arriva a, attenzione, all'interno dell'area per Sposetti, che va al tiro, la palla parata dal portiere, pericoloso comunque il team del Viro Carni con questa giocata, un triangolo veloce che ha portato alla battuta. Ci sembra il numero 9 Sposetti, se non andiamo errati è stato lui il giocatore che ha concluso in porta. È stato bravo il portiere Sacchetti a chiudere con il corpo lo specchio. Attacca ancora comunque la Viro Carni, arriva sul fondo il numero 20 di Ascentis, Roberto, viene chiuso. Ci sarà corner per gli ospiti quando siamo giunti al minuto numero 33 di questo primo tempo. Ancora 9 minuti da giocare, gara che si chiuderà al 42esimo. Angolo per il Viro.
Arriva la battuta, la palla giunge sul primo palo, c'è la spizzata di un giocatore del Bruno Vannucci Monito, completa poi il disimpegno l'esterno di difesa della squadra di casa D'Agostino, l'ultimo tocco di Fanì che allontana il pallone in fallo laterale, rimessa per il Bruno Vannucci Monito. Bosica lancia lungo, c'è la chiusura del numero 16 di Battista che ha già fatto ripartire la manovra dei propri compagni, di Vittorio anticipato da Del Papa che sparacchia il pallone in fallo laterale, rimessa per il Viro Carni. Continuano a spingere i giocatori della squadra ospite, c'è questo cross rimpallato, Falgiatore lancia a lungo troppo, la palla arriva direttamente tra le braccia del portiere Sacchetti che controlla senza problemi, va adesso al rilancio lungo, Campanile che arriva sulla tre quarti, non può arrivarci di Basilico, c'è il rinvio della difesa del Viro Carni, Fanì prova a prolungare per Caponi che viene chiuso in mezzo a tre, attenzione c'è un liscio, l'assist di Vittorio per Caponi, il tiro, la bella parata del portiere, ancora un tap-in, il salvataggio sulla linea, Viro Carni che sfiora il gol in due circostanze, nella stessa azione c'era però probabilmente anche fuori gioco, è stato bravissimo ancora una volta comunque il portiere Sacchetti sulla conclusione sotto misura di Caponi che si era trovato solo davanti allo specchio di porta su bell'assist di tacco operato da Di Vittorio. Di Vittorio che è grande protagonista di questo primo tempo, suo il gol del momentaneo 1-0 che sta permettendo al Viro Carni di condurre il punteggio, suo anche questo assist, l'assist di tacco che aveva smarcato il compagno. È stato bravissimo però il portiere di casa a dire di no, Sacchetti che sta evitando alla propria squadra un passivo certamente più pesante. 36esimo in corso, 0-1 conduce la squadra ospite, gol al 16esimo di Vittorio direttamente su calcio di punizione, di Basilico non riesce a servire il compagno, rilancia la difesa del Viro Carni sulla tre quarti, subisce fallo di Vittorio, anzi no, lo commette, fallo di Vittorio, calcio di punizione per il Bruno Vannucci Monito. D'Agostino appoggia per Bosica che controlla male, riparte la squadra ospite, c'è questo lancio, viene chiuso però dalla difesa del Bruno Vannucci Monito, De Ascentis sull'out di sinistra, attaccato dall'avversario, deve toccare all'indietro adesso Di Basilico, perde il possesso della palla, riparte il Viro Carni, 5 minuti ancora da giocare in questa prima frazione, gara che ha offerto diverse emozioni sia da una parte che dall'altra, le più importanti però le ha costruite la Viro Carni. Falgiatore rinvia lungo, non riesce a controllare Bosica, alle sue spalle c'è il compagno con la casacca numero 32, anzi 52 D'Agostino in chiusura, sugli sviluppi poi c'è stato un fallo commesso dall'attaccante del Bruno Vannucci Monito, punizione per la Viro Carni già battuta, errore in fase di impostazione da parte degli ospiti, ripartono i gialli di casa, Bruno Vannucci Monito che indossa una maglia molto simile a quella del Modena, Bruno Vannucci che adesso si distende, tocco in profondità, lavora un buon pallone l'esterno d'attacco del Bruno Vannucci che va al cross basso, allontana con difficoltà la difesa della squadra ospite, D'Agostino mantiene il possesso della sfera, perde però palla sull'attacco dell'avversario, si tratta del numero 11 Fanì che riesce poi a toccare per Caponi, anticipato, bella la chiusura del numero 17 Sortino, ancora Sortino
viene contratto il suo tocco in profondità, c'è poi la chiusura del numero 7 che però va a perdere ingenuamente il pallone, si tratta di Vannucci, proprio Vannucci tocca per ultimo la sfera, ci sarà calcio d'angolo, anzi no, l'ultimo tocco è stato operato dal giocatore della Virocarni, si riprenderà quindi con un calcio di rinvio affidato ai piedi dell'estremo di casa Sacchetti. Attacca la Viro di Vittorio, anticipato in fallo laterale da Del Papa, rimessa per i rossi ospiti. Attenzione, c'è questo tocco all'interno dell'area, la palla resta lì, di Vittorio aveva provato la conclusione, il suo tiro rimpallato, pericolosissima comunque ancora una volta la formazione della Virocarni, ancora una volta di Vittorio vicino al gol del raddoppio personale, della doppietta personale, l'attaccante ospite sulla bella azione, la bella discesa del compagno di squadra si era trovato solo davanti a Sacchetti, il suo tiro rimpallato, attenzione ancora di Vittorio, il tiro parata da Sacchetti, Sacchetti che sta evitando davvero un passivo molto più pesante alla sua formazione. Bruno Vannucci Mojito che in difesa sta palesando diverse difficoltà, falgiatore, rilancio lungo, chiude Bosica che adesso imposta, lancio ancora una volta lunghissimo, non può arrivare sulla sfera nessun compagno, c'è l'uscita in presa sicura di De Santis, scocca in questo momento il 41esimo, ancora un minuto più recupero da giocare in questa prima frazione, continua a spingere la squadra ospite, Fani anticipato in fallo laterale da Del Papa, rimessa per la Virocarni, Fani cross al centro troppo lungo, pallone che scivola direttamente in fallo laterale, mancano ormai pochissimi istanti alla chiusura di questa prima frazione dominata dalla Virocarni che sta conducendo solo 1-0 per effetto del gol realizzato al 16esimo su punizione di Vittorio. Virocarni che ha avuto almeno 4-5 nitidissime occasioni da rete per trovare il raddoppio e per mettere in ghiaccio praticamente la Vittoria, non è riuscita a sfruttarle anche a causa dell'ottima prestazione del portiere di casa Aurelio Sacchetti, gioco intanto che è rimasto fermo, contuso alla testa il numero 6 falgiatore, ci sembra lui il giocatore che ha subito questo colpo alla testa, si rialza, nessun problema per lui per fortuna, viene restituito sportivamente il pallone dal Bruno Vannucci Mojito al portiere della Virocarni, gara che fino a questo momento è stata molto corretta e questa è una buona notizia, calcio di punizione, intanto un normale fallo di gioco da parte del numero 20 ospite che subisce il cartellino giallo, primo ammonito dell'incontro, e il numero 20 Roberto De Ascentis per proteste, decisione giusta questa dell'arbitro che ricordiamo il signor Valerio Vallarola, fino a questo momento ha diretto bene l'incontro, è vero anche che non ci sono stati particolari episodi difficili. Finisce qui il primo tempo, si va al riposo con la Virocarni in vantaggio 1-0 sul Bruno Vannucci Mojito. Despacito, quiero conocerte a los hombres más.
questa serata è organizzata nell'ambito di Sportissimamente, la festa dello sport che è organizzata dal Comune di Teramo, grazie all'assessore Roberto Canzio che si è tanto prodigato per mandare in scena questa manifestazione. Chiamiamo adesso sul palco Brunella Di Natale, che è la coordinatrice artistica di questa manifestazione. Abbiamo cercato di creare un spettacolo per voi di ginnastica ritmica e di zumba, e per allietare questa serata di sport bellissima, perché la ritmica appunto è uno sport olimpionico. Chiamiamo le tre madrine della manifestazione tutte insieme. Allora chiamiamo Fabrizia ed Ottavio, olimpionica di ginnastica ritmica e grande amica delle attività poste in essere dal CSI, Gaia Sabatini, campionessa teramana di atletica, e Deborah Sbei, pattinaggio artistico. Sono loro tre le madrine di questo evento. Una grande soddisfazione per voi essere presenti a questa manifestazione organizzata dal CSI in collaborazione con il Brunella di Natale. Una bella serata con tanta gente per promuovere lo sport presso la città di Teramo. Sì, ho avuto l'occasione di fare un giro per Teramo e penso sia una bellissima manifestazione, sia perché coinvolge tantissima popolazione e sia perché ha convogliato tanti sport tutti assieme, e questo penso sia una cosa difficile da vedersi, quindi mi complimento con la città di Teramo per questa organizzazione. Gaia Sabatini, tanto pubblico, si promuove anche la tua disciplina, l'atletica. Tu in pratica giochi in casa, sei la campionessa teramana di casa, il fiore all'occhiello dell'atletica teramana. Anche tu partecipi a questa serata organizzata dal CSI, la sfilata, l'esibizione ginnastica Danze Stelle. Sì, partecipo a questa serata perché sono cresciuta, nata a Teramo, e poi perché amo questa città e amo questo evento, perché è organizzato benissimo e ci sono tutti gli sport, quindi ognuno può provare qualsiasi sport e decidere se praticarlo in seguito o praticarlo per una serata. Sono felicissima di essere qui e sono molto felice di essere appunto la madrina di questo evento, quindi grazie a tutti. Se Gaia Sabatini gioca in casa perché è originaria di Teramo, Fabrizia ed Ottavio gioca in casa perché lei è la campionessa di ginnastica di turno. Sì, diciamo che poi io sono anche un pochino adottiva per Teramo, ho frequentato qui l'università, una città che conosco e che mi ha sempre accolto bene in ogni situazione, quindi è sempre un piacere tornarci. E ovviamente anch'io sono onorata di essere fra le madrine, ed è un piacere vedere come lo sport per il nono anno qui a Teramo si è dimostrato veramente un collante per la cittadinanza, bambini, adulti. È una grandissima festa e questo clima positivo è quello che ci serve dopo mesi di difficoltà e insomma che tutti ben sappiamo e conosciamo. Una domanda, l'esibizione ginnastica Danze Stelle serve per promuovere la spettacolarità della tua disciplina, una disciplina che davvero è forse poco conosciuta ma che meriterebbe davvero un'attenzione maggiore perché è molto spettacolare, è davvero molto bella. Sì, sicuramente la ginnastica fortunatamente negli ultimi anni ha guadagnato un po' più di visibilità, però manca ancora tanto sotto questo punto di vista. È uno sport completo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista, chiamiamolo, non so, artistico, anche proprio di sentimenti, sentimentale, perché quello che le ginnaste appunto devono fare è trasmettere emozioni oltre che eseguire in maniera corretta i loro esercizi, quindi è un lavoro che, dal quale bisogna dedicare al 100% anima e corpo, e poi il risultato effettivamente è molto bello da vedere. Tante persone non lo conoscono, ma quando poi hanno modo di approcciarci per la prima volta non lo lasciano più. Angelo De Marcellis, presidente del CSI Teramo, CSI Teramo capofila in un'altra iniziativa molto importante. Nell'ambito di Sportissimamente è stata organizzata questa esibizione di ginnastica, danza e stelle, un'esibizione che ha riscosso un grande successo di pubblico. Ma sicuramente sì, diciamo che in questa manifestazione sono tantissime le nostre associazioni che partecipano attivamente in diversi punti della città. Dal basket alla pallavolo al calcio, abbiamo poi creato anche un palco per ospitare le attività di ginnastica ritmica e di danza, in particolar modo questo palco è ormai una tradizione perché è da parecchi anni che
in questa zona, diciamo a fianco al Duomo, che comunque è un emblema della nostra città e non solo, anche un po' della nostra associazione, essendo un'associazione di ispirazione cristiana. E in questa occasione appunto abbiamo due scuole importanti come la Camritica a Teramo e la Space Jam, che contano un numero elevatissimo di praticanti e sicuramente sono delle società sportive che sono un punto di riferimento per il territorio, per i territori in cui operano. Quindi siamo contenti di questa partecipazione, siamo contenti anche che il saluto iniziale sia stato affidato a tre madrine d'eccezione, a Gaia Sabatini, a Fabrizio D'Ottavio e Deborah Sbei, che in qualche modo rappresentano un po' l'eccellenza dello sport, quindi sono un emblema anche di sacrificio, di raggiungimento del risultato e di impegno che i giovani devono seguire ogni giorno. Io però volevo parlare non tanto delle madrine quanto più delle esibizioni. Ci sono state, abbiamo visto tante campionesse in erba che si sono esibite, e questa è la cosa più importante da rimarcare, perché queste ragazzine crescono e crescono nel rispetto dei principi del CSI, dell'attività sancita dal CSI. Ma noi nel promuovere l'attività sportiva teniamo sempre a porre l'accento su quelli che sono i valori dello sport. Le nostre associazioni sportive, aderendo al CSI, incarnano questo spirito e noi le esortiamo appunto a farlo, perché è importante che al centro della formazione di ogni ragazzo ci sia una base educativa e ci sia una crescita umana importante, perché magari non tutti diventeranno campioni, ma sicuramente tutti hanno la possibilità di diventare donne e uomini veri, e quindi questo è un obiettivo che li contraddistingue e contraddistingue, spero, la nostra attività. Squadre nuovamente in campo per disputare questo secondo tempo. Ricordiamo, la prima frazione si era chiusa con la Viro Carni, squadra ospite, in vantaggio 1-0 sul Bruno Vannucci Mojito, il gol realizzato al 16° del primo tempo direttamente su punizione da Di Vittorio, vantaggio meritato per la Viro Carni, che in più di un'occasione ha sfiorato anche il gol del raddoppio. Hanno avuto almeno 4-5 grandi chance per trovare la rete e rimpinguare il punteggio i giocatori ospiti. Solo le grandi parate del portiere Sacchetti stanno tenendo ancora in partita il Bruno Vannucci Mojito, che dal canto suo ha costruito una sola grossa occasione da rete con un tiro da lontano di Basilico, terminato di poco sul fondo. In questo secondo tempo c'è stato anche un cambio da parte dei padroni di casa: è uscito il numero 19 Costantino, al suo posto è entrato con il numero 11 Fabio Matani, pallone che in questo momento viene gestito dal Bruno Vannucci Mojito, che prova a distendersi. Viene chiuso il tentativo della squadra di casa, riparte da quest'altra parte Fani, prova il servizio in profondità, rimpallato in fallo laterale, rimessa già battuta, gestisce adesso questo pallone Lemeti sulla tre quarti, perde il possesso della sfera, va anche a commettere fallo ai danni degli avversari. Ci sarà quindi calcio di punizione per il Bruno Vannucci Mojito quando si sta giocando il secondo minuto della ripresa. 0-1 il punteggio per il Viro Carni. Ricordiamo, si affrontano due squadre che sono inserite nel girone B del campionato di calcio open maschile organizzato dal CSI di Teramo, squadre che sono attualmente nella zona
mediana della classifica. Il Bruno Vannucci Mojito è settimo in classifica con 7 punti conquistati, frutto di 2 vittorie, un pareggio, 3 sconfitte. Un bilancio leggermente peggiore fatto registrare fino a questo momento dalla Virocarne, che di punti ne ha 6, si trova al nono posto, 2 vittorie e 4 sconfitte, 4 sconfitte che però sono arrivate tutte in fila nelle ultime giornate. Virocarne che quindi deve ritrovare la vittoria per uscire dalla crisi che la sta attualmente attanagliando. Momento non del tutto felice anche per il Bruno Vannucci Mojito, che di punti ne ha conquistati appena 1 nelle ultime 3 gare. Le due squadre sono entrambe reduci da una sconfitta: Vannucci che ha perso 3-0 contro la Stella Azzurra Nereto, Virocarne invece che ha perso 3-1 contro il Gunners. Virocarne che adesso prova a distendersi, lancio in profondità troppo lungo, non può arrivare sulla sfera Caponi, esce comodamente Sacchetti. Matani, il neoentrato, va a controllare questo pallone, se lo fa soffiare sull'attacco di Sposetti. Caponi, ancora Sposetti, si distende la squadra ospite, entra in area Sposetti, va sul fondo, attenzione, prova un tiro cross, pallone che si perde sull'esterno della rete. Nessun problema per Sacchetti, è stato un po' ingenuo nella azione precedente Matani, che nel tentativo di dribblare l'avversario si è fatto soffiare il pallone. È nata una azione in ripartenza pericolosa da parte del Virocarne. Virocarne che adesso recupera questo pallone, lo perde immediatamente, prova a ripartire il Bruno Vannucci, ancora un errore in fase di impostazione, tanti errori in questo avvio di secondo tempo sia da una parte che dall'altra. Vannucci tocca per Di Basilico che non arriva sulla sfera, Vannucci poi riesce ad arrivare generosamente a riconquistare il pallone, guadagna in qualche modo un calcio di punizione sulla tre quarti, punizione già battuta. Bosica osserva il piazzamento dei compagni d'attacco, lancia lungo, c'è la chiusura però della difesa del Virocarne. Fani poi perde il pallone, 40 allarga sulla sinistra per il compagno, all'indietro a cercare ancora un giocatore della Virocarne. Adesso Bosica subisce fallo, c'è calcio di punizione per il Bruno Vannucci Mojito, bisogna ripetere la battuta di questa punizione. Bosica l'aveva battuta da una posizione non consona. Calcio di punizione quindi per il Bruno Vannucci Mojito quando è in corso quasi il quinto minuto di gioco in questa ripresa, sempre 0-1 il punteggio, conduce la Virocarne, il gol al 16° del primo tempo di Di Vittorio. Bosica sul punto di battuta di questa punizione prende la rincorsa, il suo tiro, attenzione, pericoloso, la palla sfila davanti alla porta di De Santis. C'era stato un giocatore, probabilmente Di Basilico, che aveva provato la deviazione sotto misura, non è riuscito nel suo intento, la palla poi ha fatto la barba al palo ed è finita sul fondo. Pericolosa comunque la squadra di casa del Bruno Vannucci Mojito con questa botta da lontano direttamente su punizione di Bosica. Adesso recupera palla la squadra di casa De Scentis, lancio lungo a cercare questa girata di Di Giacinto, c'è però anche la segnalazione di fuorigioco chiamata da parte dell'arbitro Valerio Vallarola. Protesta un po' la squadra del Bruno Vannucci Mojito, l'arbitro comunque ha fischiato questo fuorigioco, punizione già battuta. Prova a distendersi il team ospite del Virocarne che guadagna una rimessa laterale. Rimessa in gioco quindi per i rossi, già battuta, rossi che poi sono andati a perdere il possesso della sfera. Bosica in mezzo a due prova a toccare al compagno, interviene
40 che prova il tocco in profondità, impreciso, riparte il Viro Carni. Sposetti difende il pallone, lo tocca all'indietro, lancio in profondità a cercare l'autore del gol di Vittorio, anticipato. Sposetti poi riesce a tornare sul pallone, a guadagnare una rimessa laterale facendolo rimpallare sul corpo di Sortino, rimessa già battuta. Ancora Caponi entra, almeno prova a entrare in area, cade poi sull'attacco falloso di un avversario. Ci sarà calcio di punizione in favore del Viro Carni quando siamo giunti quasi al nono di questo secondo tempo, sempre 1-0. Conduce proprio la squadra in casacca rossa. Sul punto di battuta di questa punizione c'è Fani. Tre uomini in barriera posizionati dal portiere del Bruno Vannucci Monito, Sacchetti. Arriva il fischio dell'arbitro, Fani sul punto di battuta, il suo raso terra non impensierisce più di tanto Sacchetti. La palla termina larga sul fondo, rimessa già battuta D'Agostino, lancio lungo a cercare il capitano Di Giacinto, che però viene chiuso in qualche modo dalla difesa del Viro Carni, che poi allontana questo pallone vagante sparacchiandolo direttamente in fallo laterale. Rimessa per i padroni di casa, che sono sotto nel punteggio e stanno provando ad alzare il baricentro e a spingere sull'acceleratore nel tentativo di rimettere la situazione in parità. Calcio di punizione adesso per il Bruno Vannucci Monito. Tre uomini in barriera per la Viro Carni, si allontana Di Vittorio, si avvicina a Caponi, è lui il terzo uomo designato a stare in barriera. Parte la battuta, il pallone che giunge direttamente in area, attenzione, il portiere De Santis per poco non la combina grossa, va a deviare poi il pallone in angolo, angolo quindi per il Bruno Vannucci Monito, che resta così in attacco. Parte la battuta, pallone che giunge in area, attenzione sul primo palo, questa volta De Santis si riscatta e allontana il pallone proprio nei pressi della linea. Battuta comunque molto pericolosa quella operata dal giocatore del Bruno Vannucci Monito. Battuta che era stata operata, ci sembra, dal numero 7 Vannucci, se non andiamo errati. Bisogna ripetere la battuta di questa rimessa laterale, anzi c'è cambio, cambio fallo, quindi torna in possesso della sfera la squadra del Viro Carni, che ha rischiato in un paio di circostanze alcuni minuti fa. Gara in questo frangente molto spezzettata, sono tanti i falli fischiati dall'arbitro Valerio Vallarola, fischietto appunto designato per dirigere questo incontro. Punizione per la squadra ospite del Viro Carni, già battuta, allontana la difesa del Bruno Vannucci Monito, torna in possesso della sfera il numero 20 di Ascentis, che però si fa soffiare il pallone, va poi a commettere fallo, c'è cartellino giallo ai suoi danni, ammonito quindi il giocatore della Viro Carni. Non si tratta di Ascentis, che peraltro era già ammonito, ammonito è stato il numero 22 Markeian Lemeti, secondo ammonito dell'incontro. Dopo Ascentis finisce sul taccuino dei cattivi anche Lemeti, due ammoniti tutti su sponda Viro Carni. Attacca il Bruno Vannucci Monito, la conclusione è rimpallata, Lemeti prova a servire in profondità un compagno, il suo tocco viene intercettato da Bosica, che prova a far tutto da solo, va a guadagnare un calcio di punizione, fallo commesso da Gislao. L'arbitro che adesso si avvicina alla panchina della squadra di casa.
invita l'allenatore e i componenti della panchina a una maggiore calma. L'arbitro Valerio Vallarola. Si è alzata evidentemente qualche protesta di troppo prima della segnalazione dell'irregolarità precedente. Punizione per il Bruno Vannucci Monito da posizione molto interessante sul punto di battuta. C'è Bosica, probabilmente si avvicina anche D'Agostino. Andate solo in battuta. Quattro uomini in barriera posizionati dal portiere della Viro Carni. Parte la rincorsa del giocatore del Bruno Vannucci Moito. Si incaricherà della battuta il numero 3 di Ascentis, probabilmente. Bisogna controllare la posizione della barriera. Dodicesimo, sempre 0-1 il punteggio in favore della Viro Carni qui sul campo del Bruno Vannucci Moito. Arriva il fischio dell'arbitro, il tiro di De Ascentis rimpallato dalla barriera, ancora una conclusione, la palla resta lì, c'è il colpo di testa di Matani ma anche il fischio dell'arbitro che ravvisa una posizione di fuorigioco dello stesso numero 11 di casa. Azione quindi nulla. Calcio di punizione affidato al portiere della Viro Carni De Santis, lancio lungo il suo, 40 di testa, controlla il pallone, appoggia l'indietro per De Ascentis, il suo rinvio viene toccato in fallo laterale da Caponi, rimessa per il Bruno Vannucci Moito che ci sembra abbia ricominciato questo secondo tempo in maniera molto più propositiva rispetto a quanto fatto nella prima frazione. Riconquista palla la Viro Carni che prova a ripartire in contropiede. Sull'out di destra prova il dribbling, l'attaccante ospite va a guadagnare un calcio di punizione. C'è anche cartellino giallo ai danni del giocatore del Bruno Vannucci Moito che ha commesso il fallo. Fallo probabilmente commesso da Sortino, se non andiamo errati. Punizione per Laviro che resta così in attacco quando siamo giunti al 14° di questa ripresa. Ci stiamo avvicinando velocemente alla metà del secondo tempo. Punizione per la Viro Carni. Arriva il fischio dell'arbitro, batte il giocatore della Viro. Sul secondo palo c'è il colpo di testa, il tiro e il gol. Il gol di Caponi. Raddoppia quindi la Viro Carni sul colpo di testa del numero 4 Gislao. C'è stato il tocco sotto misura. Di Caponi che raddoppia. Anzi, si tratta di Sposetti probabilmente ad aver raddoppiato, quindi il gol al 15° del secondo tempo di Sposetti, raddoppia la Viro Carni. Raddoppio della Viro Carni. Viro Carni che continua a spingere, va a riconquistare questo pallone Caponi, almeno prova a riconquistarlo, non riesce nel suo intento Matani. Il tocco per Vannucci che si fa rubare il pallone in profondità di Battista, il suo tocco però non trova compagni liberi. Sacchetti si impadronisce della sfera vagante, l'allarga sulla sinistra per
D'Agostino. Si stende adesso il Bruno Vannucci Mojito, che ha appena subito il gol dello 0-2. Il tiro di Vannucci troppo debole, viene allontanato da Gislao in fallo laterale. Bosica, lancio lungo a cercare Di Basilico, anticipato di testa. La palla arriva a D'Agostino, che ci prova di prima intenzione. La palla si perde alta sopra la traversa. Intanto c'è un cambio tra le fila della squadra ospite. Entra con il numero 25 Falà. Al suo posto entra Di Vittorio. 4-3-2-1. Tu è Alessandro dietro a Francesco. Alfonso mette là in mezzo, vicino a Marchegian e a Coso e a Roberto. Poi ti tu muore di Chagherli, dai. Capito? Oda, Davide, rimani stato. Primo cambio dell'incontro per la Viro Carnine, ha effettuato uno anche il Bruno Vannucci Mojito. A inizio ripresa infatti era entrato Matani al posto di Costantini. Sposetti va a guadagnare questo fallo, calcio di punizione quindi per la Viro, che resta in zona offensiva. Pablo, cambio. Viene chiamato un altro cambio. Esce Di Basilico al suo posto. Entra Fossemò tra le fila del Bruno Vannucci Mojito. Occhio, guarda, occhio. 0-2 il punteggio, 18° minuto in corso in questa ripresa. Conduce meritatamente la Viro Carni sul Bruno Vannucci Mojito, che a dire la verità dopo un primo tempo giocato così così in questa ripresa aveva cominciato certamente meglio, aveva sfiorato anche il gol del pareggio in un paio di circostanze. Dopo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, è arrivato il raddoppio di Sposetti. Intanto attenzione, Viro Carni che continua a spingere, la palla arriva in area, c'è però il fallo commesso dall'attaccante della squadra ospite. Calcio di punizione già battuto da parte del Bruno Vannucci Mojito. Sparacchia in avanti Di Battista, il pallone giunge direttamente tra le braccia di Sacchetti. Riparte il Bruno Vannucci. Bosica subisce fallo sulla tre quarti difensiva. Ancora un cambio. Anzi, c'è un time out fischiato dall'arbitro. Time out quindi, primo time out della ripresa, chiamato dalla panchina del Bruno Vannucci Mojito. L'allenatore di casa vuole invitare i propri giocatori a non demordere, a continuare a spingere nel tentativo di trovare la via della rete, così da riaprire la gara, gara che in questo momento è condotta per 2-0 dalla Viro Carni. Squadre che tornano nuovamente in campo per disputare questi ultimi 22 minuti di gioco. Siamo giunti al 20° in corso, gara che terminerà al 42° anche alla luce del time out chiamato pochi istanti fa dalla panchina del Bruno Vannucci Mojito. Si torna a giocare. Bruno Vannucci Mojito in possesso di palla in zona difensiva, lancio lungo a cercare una spizzata di testa
allontana però comodamente la difesa della Virocarni, che prova adesso a distendersi. Fani perde il pallone, attenzione, c'è questo lancio in profondità, scatta però la trappola del fuorigioco. Viene pescato in posizione irregolare l'attaccante del Bruno Vannucci Mojito. Punizione per la Virocarni, lancio lungo, pallone che giunge direttamente tra le braccia del portiere Sacchetti. D'Agostino, batti e ribatti sulla tre quarti, prova a mettere un po' d'ordine Gislao, che tocca di testa per il compagno che subisce il fallo, carica irregolare alle spalle di Lemeti. Punizione quindi per la Virocarni. Virocarni che sta conducendo 2-0. Il pallone che giunge, attenzione, dalle parti del numero 9, che va al tiro al gol. Il gol di Sposetti. Il gol di Sposetti al minuto numero 22. Triplica. La squadra ospite, dopo il gol realizzato al 6° del primo tempo da Di Vittorio e il raddoppio di Caponi al 15° della ripresa, è arrivato anche il gol dello 0-3 realizzato da Sposetti in pallonetto al 22° del secondo tempo. 0-3 il punteggio, chiude virtualmente i conti la Virocarni. Virocarni che adesso, attenzione, torna nuovamente in attacco. Fani per il tiro e il gol di Caponi. 0-4 nel giro di appena un minuto, quindi la Virocarni ha messo a segno ben due gol. 22° Sposetti, 23° Caponi. 0-4 il punteggio che adesso diventa davvero pesante per il Bruno Vannucci Mojito. Lo dicevamo anche nel primo tempo, non ci stava convincendo l'assetto difensivo del Bruno Vannucci Mojito, che lì dietro stava concedendo davvero troppe occasioni agli attaccanti della Virocarni. Già nel primo tempo il punteggio poteva assumere dimensioni molto più pesanti se solo l'estremo difensore Sacchetti non fosse riuscito a parare i tanti tiri scoccati dagli attaccanti della Virocarni. Virocarni che intanto ha effettuato un cambio, è entrato il numero 15 Pelusi, al suo posto è uscito il numero 20 Roberto De Ascentis, che ricordiamo è stato anche ammonito, non vuole rischiare nulla l'allenatore ospite Luca Collevecchio, non vuole andare incontro a qualche sanzione disciplinare evitabile anche alla luce del punteggio che vede la sua squadra avanti per 4-0. Ricordiamo l'ordine delle reti: al 16° del primo tempo Di Vittorio, al 15° della ripresa Caponi, 22° Sposetti, 23° ancora Caponi per la doppietta personale. Gara che ormai ha poco altro da aggiungere, mancano 15 minuti alla fine dell'incontro. In questi 15 minuti il Bruno Vannucci Mojito dovrà cercare di rendere meno amara la sconfitta, meno pesante soprattutto il passivo. Bruno Vannucci che adesso attacca, rimessa laterale con le mani Vannucci, il tocco per il compagno, il cross al centro allontanato dalla difesa della Virocarni, che riesce in qualche modo a servire Caponi. Il tocco adesso in profondità a cercare la corsa di Sposetti, che viene anticipato da Del Papa. Sposetti sporca il pallone che giunge tra le braccia di Sacchetti.
avanza adesso il Bruno Vannucci Mojito. Bosica, tocca per il compagno D'Agostino, scende sull'out, il suo lancio lungo viene contrato in fallo laterale, anzi no, interviene un giocatore del Bruno Vannucci che mantiene il possesso del pallone in campo, perde poi la sfera, c'è un lancio lungo, il fuorigioco del numero 11 Fani. Arriva intanto ancora un cambio, così è operato dalla panchina della squadra ospite. Entra il numero 8 di Persio. Entra quindi di Persio, esce il numero 22 Lemeti, anche lui ammonito. Sono usciti negli ultimi 3 minuti due giocatori ammoniti tra le fila della Viro Carni. Si torna a giocare, lancio lungo sulla tre quarti, Bosica difende il pallone in mezzo a due, subisce fallo. Cambio pure noi Luca, vieni. Punizione già battuta da parte del Bruno Vannucci Mojito. Lancio lungo all'interno dell'area, controlla sul limite il numero 3 De Ascentis che subisce fallo da parte di Falgiatore. Ci sarà calcio di punizione per il Bruno Vannucci Mojito. La panchina di casa sta chiamando un cambio, cambio che viene effettuato in questo momento. Entra il numero 14 Sortino, esce il numero 7 Vannucci, entra anche il numero 6 D'Agostino, esce ci sembra il numero 40, appunto 40, Fiorenzo 40, ha scelto con una particolare fantasia il numero che è contenuto nel suo cognome. Calcio di punizione per il Bruno Vannucci Mojito, che ricordiamo è sotto 4-0 in casa contro la Viro Carni. Doppietta di Caponi, gol di Sposetti e di Vittorio. Gara che ha ormai poco altro da aggiungere, almeno sotto il profilo dell'assegnazione dei tre punti. Bisognerà vedere se in questo finale, se in questi ultimi 12 minuti di gioco, il Bruno Vannucci Mojito riuscirà a rendere meno pesante la sconfitta. Arriva il fischio dell'arbitro, la battuta di questa punizione è rimpallata dalla barriera. Barriera che era molto vicina. L'arbitro però non ha ravvisato nessuna irregolarità sulla conclusione susseguente, nessun problema per l'estremo difensore della porta della Viro Carni, De Santis, che va comodamente a recuperare il pallone. Arbitro! Ancora cambi intanto. Esce il numero 11 della Viro Carni, Fani. Al suo posto entra il numero 26 Di Marco. Esce anche il numero 10 Caponi, al suo posto entra il numero 13 Collevecchio. 13 poi 26 9 esce 9 26. Anzi, è uscito Sposetti, il numero 9 Sposetti è uscito. Tanti cambi in questo finale di gara. C'è spazio anche per le cosiddette seconde linee in questi ultimi 10 minuti di gioco. Punizione per il Bruno Vannucci Mojito. Gara che è stata
molto spezzettata a dir la verità. Lo era stato anche nel primo tempo. In questo secondo tempo i falli sono incrementati di numero. Punizione per il Bruno Vannucci Mojito. Arriva la battuta, il cross al centro, servizio però troppo lungo e troppo largo, pallone che termina direttamente in fallo di fondo. Nessun problema per la porta difesa da De Santis, che è già andato a recuperare il pallone, lo posiziona lentamente a terra, va al rinvio con i piedi, la sua battuta lunga giunge dalle parti di Bosica, che prova a servire De Ascentis, che non controlla, interviene Gislao, che ha provato un tocco in profondità, intercettato, riparte il Bruno Vannucci Mojito sulla fascia sinistra, va a commettere fallo il giocatore della Viro Carni, ci sembra il neo entrato Collevecchio. Punizione comunque battuta dal Bruno Vannucci Mojito. Lancio lungo, anticipato il numero 14 Sortino, non riesce poi ad arrivare sulla sfera Caponi. Rimessa già battuta da parte del Bruno Vannucci Mojito. Bosica difende il pallone. Del Papa all'indietro per il compagno di reparto, lancio lungo, intercettato, interviene poi in chiusura D'Agostino. C'è un calcio di punizione fischiato in favore della Viro Carni, quando siamo ormai giunti al 33esimo minuto in questa ripresa. Gara che ormai ha poco altro da aggiungere, si aspetta solo il fischio finale dell'arbitro Valerio Vallarola. Ancora un fallo fischiato questa volta per una irregolarità commessa dal numero 17 Sortino. Altro cambio, entra il numero 55 Granero, esce al suo posto Caponi. Punizione intanto per la Viro Carni. Si va a piazzare al centro dell'attacco Granero. Punizione sul punto di battuta, c'è Alfonso Falà. Il suo lancio all'interno dell'area, allontana di testa Matani, prova a ripartire adesso il Vannucci Mojito. Falgiatore ferma con un fallo la ripartenza di Fossemo. Punizione ancora una volta, in questa circostanza all'altezza della linea mediana per il Bruno Vannucci Mojito. De Ascentis allarga per D'Agostino, osserva il piazzamento dei compagni, lancio lungo, chiama il pallone De Santis, lo abbranca in presa alta sicura. Nessun problema per lui, ha rischiato solo in un paio di circostanze in questa ripresa. Sull'1-0 è stato bravo soprattutto sugli sviluppi di una battuta di un calcio d'angolo e di un tiro da lontano. È riuscito a mantenere inviolata la sua porta. Molto bravo, nonostante il passivo di 4 reti subite, anche l'estremo difensore del Bruno Vannucci Mojito, Sacchetti, che soprattutto nel primo tempo ha effettuato diverse parate davvero grandiose, impedendo al punteggio di assumere dei connotati molto più pesanti. Intanto altro cambio tra le file del Bruno Vannucci Mojito, esce il numero 44 del Papa, al suo posto entra il numero 4 Prosperi. Si va a posizionare all'altezza della linea mediana di centrocampo. Punizione per il Bruno Vannucci Mojito.
Lancio lungo, alzato un campanile due volte, allontana poi Falgiatore, completa il disimpegno il compagno di reparto, non controlla Granero, c'è la chiusura di Prosperi che allontana, batti e ribatti, fase un po' confusa di match, cioè calcio di punizione in favore della Virocarni. È arrivato questo fischio dell'arbitro a mettere un po' d'ordine, gara che dopo il gol dello 0-4 realizzato da Caponi ha perso un po' di interesse. Continua intanto a spingere la Virocarni, va a guadagnare una rimessa laterale il numero 16 di Battista, va proprio lui alla battuta della stessa rimessa, appoggia indietro per Di Persio, non controlla Falà, riparte il Bruno Vannucci Mojito, lancio lungo a cercare il taglio di Fossemo, esce De Santis che allontana, pallone che esce fuori dall'impianto di gioco che ospita questo incontro, ricordiamo l'impianto di Santa Lucia di Roseto che sta ospitando questo settimo turno del campionato di calcio open maschile organizzato dal CSI di Teramo, gara valida per il girone B, girone B che quest'oggi prevede la disputa del super incontro tra la Mappet, capolista del girone a punteggio pieno, e il New Team Villafiore, formazione che insegue in classifica, che attualmente si trova al secondo posto. Angolo intanto per il Bruno Vannucci Mojito, siamo giunti al 38esimo, ancora 4 da giocare più recupero, si attende solo il fischio finale dell'arbitro. Attacca intanto il Bruno Vannucci Mojito, rossa al centro, allontana di testa il difensore della Virocarni, pallone che poi viene gettato in fallo laterale, rimessa per il Bruno Vannucci che resta così in attacco. Fossemo si va a imbottigliare in mezzo a due, viene chiuso nuovamente in fallo laterale, va con le mani Matani, controlla sulla tre quarti l'attaccante del Bruno Vannucci Mojito, viene chiuso, non c'è fallo, l'arbitro questa volta lascia continuare, poi torna sul pallone D'Agostino, il suo cross interessante, palla che attraversa tutto lo specchio di porta e finisce sul fondo, pericolo comunque per la porta, difesa dall'estremo difensore della Virocarni De Santis. Trentanovesimo in corso, da quest'altra parte controlla, attenzione il portiere Sacchetti che per poco non la combina grossa, per sua fortuna interviene il compagno in chiusura, rilancia lo stesso difensore del Bruno Vannucci, interviene in quest'altra parte Falà che appoggia all'indietro per il numero 16 di Battista, lancio lungo a cercare Granero, chiuso, riparte Matani, dribbling su Borghese, tocco poi all'indietro, adesso Bosica, affrontato da Di Persio, gli ruba il pallone grazie anche all'aiuto di Bosica che poi è riuscito a recuperare la sfera, tocco per Matani che ha guadagnato un calcio di punizione, punizione quindi per il Bruno Vannucci Mojito. Bruno Vannucci che continua ad attaccare generosamente nel tentativo di segnare quantomeno il gol della bandiera, scocca in questo istante il 40esimo minuto di gioco, ci saranno 2 minuti ancora da giocare visto che è stato chiamato un time out in questa ripresa. Punizione all'altezza dei 20-25 metri in favore del Bruno Vannucci Mojito. Bosica sul punto di battuta,
arriva il tiro rimpallato dalla barriera, la palla resta lì, esce poi e abbranca la sfera De Sanctis. Va rinvio proprio De Sanctis, pallone corto, interviene Matani in chiusura. Bruno Annucci che adesso imposta, lancio lungo, interviene però in chiusura il difensore della Viro Carni, Bosica, ancora un lancio lungo, prova ad inserirsi dalle retrovie, ci è sembrato il numero 9 fosse Mo, chiuso però da De Sanctis in uscita precisa e puntuale. Pallone che poi è terminato in fallo laterale, adesso rimessa per la Viro Carni, va sul punto di battuta con le mani il numero 16 di Battista, dialoga con il compagno, adesso Di Persio apre, lancio lungo inviato dalla difesa del Bruno Vannucci, c'è la chiusura in fallo laterale dello stesso Di Persio, rimessa per il Bruno Vannucci Mojito, anzi no, la rimessa in favore della Viro Carni, l'arbitro ha cambiato la decisione, ha affidato la rimessa in favore della Viro Carni. Siamo giunti al minuto numero 42, stiamo aspettando la segnalazione di recupero da parte dell'arbitro, non abbiamo visto quanti siano stati i minuti assegnato dal direttore di gara, che ricordiamo il signor Valerio Vallarola. Bosica, il suo tocco viene contrato, arriva in qualche modo a Fossemo che dribbla l'avversario, allarga per, attenzione, il numero 14 Sortino, gran bella conclusione in diagonale la sua, il pallone attraversa tutto lo specchio di porta e finisce sul fondo, pericoloso il Bruno Vannucci Mojito che a questo punto meriterebbe anche il gol della bandiera, anche alla luce della grande generosità con cui sta spingendo nel tentativo quantomeno di segnare un gol. Pallone Di Marco, Di Persio per Di Battista all'indietro, lancio lungo poi a cercare Granero, viene chiuso da Sortino che allontana Di Battista, chiuso in fallo laterale da De Ascentis, si continua a giocare qui sul rettangolo di gioco di Santa Lucia di Roseto, 0-4 il punteggio, partita ormai chiusa, tre punti che sono stati assegnati già da un po' alla Viro Carni che sale così a quota 9 in classifica, scavalca proprio il Bruno Vannucci Mojito che resta inchiodato a quota 7, terza vittoria in campionato per la Viro Carni, finisce qui l'incontro, Viro Carni si impone sul Bruno Vannucci Mojito per 4-0. Luca Collevecchio, allenatore della Viro Carni, diciamo che questo è il terzo anno. E riguardo la partita di oggi, niente, abbiamo fatto una bellissima prestazione, venivamo da un mese buio, da quattro sconfitte consecutive, alcune meritate, alcune immeritate, comunque siamo ancora in costruzione, cercheremo di fare un bel campionato e di tirarci più in alto possibile, anche perché le prospettive della società sono di puntare a un campionato di media alta classifica, cercheremo di provarci fino alla fine e di fare più punti possibili. Niente, noi abbiamo un gruppo di ragazzi costruiti negli anni, siamo 2-3 anni che stiamo sempre cercando di mettere giocatori nuovi per creare una rosa più competitiva, ragazzi di Roseto, di Morro d'Oro, di Notaresco pure, e niente, cerchiamo di andare avanti con serate assieme per fare gruppo, anche se non è facile, però ci proviamo e poi sappiamo che in questi campionati la cosa più importante è fare gruppo, poi di conseguenza arriveranno i risultati. Niente, ci tengo a fare i complimenti pure all'altra squadra, il Mojito, una squadra di ragazzi pure tutti amici miei
che ogni anno fanno sacrifici per fare questo campionato. Oggi inoltre ci sta uno scontro tra i fratelli di Ascendis, Roberto e Ivano, molto bello, si sono dati battaglia, alla fine ha vinto Roberto, che milita con noi, e niente, comunque ribadisco gli auguri di un buon campionato anche agli amici del Mojito. Roberto Scurti, allenatore della Mojito Vannucci. Niente, oggi purtroppo devo commentare una dura sconfitta per la mia squadra, 4-0, beh, c'è poco da commentare, loro hanno meritato, sono più bravi, però devo dire che noi abbiamo commesso qualche errore in difesa, l'arbitro il primo gol ha invertito la punizione, però quando perdi 4-0 c'è poco da dire, loro hanno meritato e noi abbiamo meritato di perdere, quindi complimenti alla Viro Carni e ci rifaremo alla prossima. Ma in realtà quest'anno abbiamo fatto una fusione, perché noi eravamo la Bruno Annucci e la Mojito di Pagliari Morro d'Oro, siccome come numeri diciamo eravamo pochi, ci siamo messi insieme, abbiamo fatto una fusione, niente, siamo una squadra di diciamo persone che si vogliono divertire, diciamo più che altro pensiamo più al dopo partita con cene, controcene, aperitivi e quant'altro, però ciò non toglie, alla fine il martedì ci alleniamo, siamo 18-20 persone, lo spirito di un cambio amatoriale, però con la speranza di toglierci qualche soddisfazione. Ultimamente ci sta riuscendo un po' poco, però cercheremo durante il corso dell'anno di toglierci qualche altra soddisfazione. Quindi niente, ci rifaremo alla prossima.